Ed eccoci all'ultima tappa, prima del grande momento preparatorio che ci porterà a vivere finalmente tutto il percorso pasquale con l'intensità di un cuore rigenerato, rinnovato e soprattutto consolidato in alcune scelte. L'ultima tappa è appunto quella in cui ciò che è confermato, ciò che è stabilizzato, deve trasformare la vita. Ecco perché si passa con quest'ultima tappa non solo a valorizzare quello che abbiamo trasformato dentro di noi, ma quello che abbiamo dentro di noi in che modo trasforma la vita. Appunto, l'espressione è questa, confermata, trasformare. E quindi ciò che abbiamo veramente stabilizzato, il nostro stile di vita, i nostri atteggiamenti, la nostra mentalità, i valori, devono diventare la spinta vitale che rigenera la vita, che crea nuove opportunità nelle situazioni che possiamo affrontare in un altro modo. Quello che affrontavamo col cuore scuro della deformazione interiore che ci spingeva in basso, ci rendeva prigionieri delle spine della vita, rendeva protagonista il negativo dentro di noi e attorno a noi, oscurando il volto, oscurando il cuore, oscurando lo sguardo. Questo riverbero sulla vita significa guardare alla realtà con nuovi occhi. Sono occhi trasformati da un cuore che è luminoso perché è centrato sulla speranza, su Cristo Signore. Cosa noi dobbiamo trasformare nella nostra vita? Lo possiamo valutare in tante condizioni della nostra esistenza, nella famiglia, nei rapporti di lavoro, nelle amicizie, nelle strutture sociali. Cosa cambierà? Cosa sarà trasformato attraverso la nostra persona? Molto spesso io sento dire, soprattutto ai giovani, e in questo momento mi rivolgo a loro in particolare, che non si ha la potenza, la forza di battere un mondo che ormai è diventato ossessivo, oppressivo. Le potenze sono troppe per i nostri piccoli cuori. Beh, dobbiamo credere al nostro cuore, in questo nostro cuore reso unico dalla grazia di Dio, è stato posto un grande elemento di speranza che senza di noi non può germogliare. E quel germoglio trasforma la vita, per cui il nostro sguardo sulla vita diventa positivo. Quello che posso fare, quello che mi impegno a vivere e come posso guardare la realtà con lo sguardo sapienziale che mi viene dalle indicazioni del Signore. Siamo partiti con la lettera pastorale dicendo: sii forte, mostrati uomo, cioè mostra la tua qualità, mostra la tua capacità, veramente, realmente, in che cosa? Veramente ascoltando le sue indicazioni. La trasformazione diventa un sentiero in cui noi mettiamo in pratica attorno a noi, concretamente modificando la vita che ci circonda. Se abbiamo modificato lo stile con la conformazione, adesso nella rigenerazione, nella trasformazione della vita, tendiamo a cambiare la realtà che ci circonda, non in modo egoistico, non schiavi delle spine umorali della vita, ma avendo nel cuore la certezza che la luce che è maturata dentro di noi è un beneficio che possiamo riverberare attorno a noi. Ecco perché chi ci guarda vedrà in noi il sorriso della speranza e potremo capire cosa significava per gli altri e per noi, fin dalle origini della nostra fede, vivere la Pasqua. Significa vivere un passaggio, significa vivere la trasformazione della vita. La morte è stata sostituita dalla vita. Cosa vogliamo ascoltare di più? Che non questo, ciò che era perduto è stato rigenerato e c'è una speranza di vita che passa attraverso ciascuno di noi.